Per me è stato ed è motivo di orgoglio partecipare al Festival di Sanremo, che è il festival più importante per la musica italiana. Ringrazio Mediaset e in particolare per Silvio, perché mi conferma la totale libertà che vivo da anni nel poter scegliere cosa fare e come farlo. Dichiaro la grande stima che ho per Carlo, se no non sarei qua. Volevo dire che la mia è una partecipazione vera e propria a Sanremo. Per partecipazione intendo con tutta me stessa, con tutta la mia stima, la mia empatia verso di lui. Quando parlo di partecipazione è perché quello che vengo a fare è proprio partecipare a questo festival. Lui è e rimane il direttore artistico del festival. Io non ho preso parte ad alcuna delle decisioni riguardo al contenuto del festival, non ho sentito le canzoni del Festival di Sanremo, quelle né arrivate né selezionate, non ho partecipato al contenuto del festival perché penso che sia il festival della RAI e di Carlo, però non avrei mai accettato di partecipare al festival se non avessi assoluta stima di Carlo e del lavoro che fa. Penso di avere dei punti in comune con lui, non tanto nella velocità della parola, quanto nel modo di pensare a volte al nostro lavoro, che è un lavoro come tanti altri dove non si va, secondo me, alla ricerca di nessuno scandalo, tantomeno qui a Sanremo, quanto alla ricerca di un festival che abbia come centro la canzone, che è la cosa più importante. Quando Carlo me ne ha parlato mi ha preso un colpo. Lo dico perché ogni anno c'era questa cosa di me a Sanremo e per la prima volta si verificava realmente, tolto l'anno in cui sono venuta l'ultima serata con Paolo, no? Ci ho pensato a lungo, certo che mi sono consultata con Maurizio, ci mancherebbe, e lui non è mai stato contrario. Non c'era nulla che non mi convincesse. Io sono solitamente abituata a, quando faccio i programmi, anche occuparmi del contenuto e di curarne nel dettaglio, no? Qui si trattava di affidarsi completamente ad altri. Penso che sia giusto così, penso che sia il Festival della RAI e penso che sia il Festival di Carlo e quindi sia giusto affidarsi. Quindi la domanda che dovevo farmi e a cui ho risposto era questa, cioè se avevo fiducia, e fiducia ce l'avevo e quindi non dovevo aver paura. Ho guardato subito lo spot della scenografia sperando che avesse tolto le scale e poi Fabiano mi ha detto no, sono scalini che si compongono, e ho detto ma non c'è mai il passamano, mi ha detto no, quello che non c'è mai il corrimano, va bene, ok. Ma ci sono io. Sì, ma tu stai sempre sotto. No, ti venga a prendere. No, potrebbe essere il contrario per una volta, io lì e tu scendi. Però quello che hanno fatto tutte le persone che hanno letto un gobbo e hanno detto canta Pinco Pallo, dirige l'orchestra, così. Non c'è il gobbo? Ah, queste cose qua memorizzano? Ah, non lo sapevo. No, non sono abituato. No, però, Marta, no, Marta, scherzo.